Ciao a tutti, benvenute Albi Divine nello spazio degli aforismi di Madeva Savera. Io, in compagnia della Dea Bendata, andremo adesso a scegliere un aforismo a caso in relazione a quello che sarà l'input necessario a ciò che potrà esserci utile. Ecco, la nostra Dea Bendata è pronta. Un attimo di concentrazione e lei è pronta a scegliere con la mano sinistra, ecco, mano della creatività, l'aforismo che verrà così. Ringraziamo infinitamente e lei rimarrà con noi tutto il tempo che durerà la nostra condivisione. Andiamo a leggere che cosa è venuto fuori. Se a volte quelle piccole o grandi cose che abbiamo compreso non le dicessimo per non apparire presuntuosi, beh, penso proprio che se avessero fatto così, i nostri antichi saggi mai sarebbero arrivati a noi. Secondo il mio punto di vista, è il primo passo da fare con noi stessi. Quindi, i primi ostacoli sono quelli di superare degli ostacoli di inibizione, di timidezza. E si può fare tanto, ecco, quello potrebbe essere il primo passo, ma non l'ultimo, quindi quel gradino che ci permette poi di salire altri gradini. Che cosa voglio dire? Che a volte noi all'amico, io non necessariamente, non c'è solo la TV o i giornali o farsi, come nel mio caso, nel proprio ambiente, perché questo è il mio ambiente, la mia casa, e mi sono fatta il mio piccolo spazio di produzione. No, ci sono tanti mezzi per poter comunicare, per poter dire. E quindi, se anche nel nostro piccolo, con il nostro amico intimo, col nostro fidanzato, marito, con i nostri figli, o insomma con i nostri compagni di scuola o con i nostri colleghi di lavoro, insomma con qualsiasi persona abbiamo a che fare, e quello potrebbe essere un inizio senza andare a cercare grandi cose. E potrebbe essere un'occasione per poter dire, cioè loro sono veramente una grande occasione, una grande opportunità per fare un allenamento con noi stessi. Tanto più ci rendiamo conto di essere timidi, di essere timorosi, di essere. E poi ci copriamo dentro anche delle false parvenze, no? Come, ma io sono timido, sono in soggezione, ho paura di disturbare. Possono esserci poi tanti alibi, no? Per coprire invece dove non mettiamo abbastanza impegno, abbastanza buona volontà invece per allenarci. Ecco, il fatto che ci si possa accorgere, rendere conto di essere timidi o intimoriti non è un buon motivo per non esprimere la propria opinione. Cosa stiamo mascherando? Forse che non ci sentiamo all'altezza della situazione, o che non ci sentiamo in grado di poter esprimere anche noi un nostro parere, o non pensiamo di non avere il diritto di farlo. Ecco, possono esserci svariate cose. Poi
poi naturalmente ci sono anche delle persone che agiscono al contrario, magari sono sfacciate, magari sono sempre lì che vogliono stare al centro dell'attenzione, che parlano sempre loro e non lasciano neanche il tempo di poter affinché possano intervenire. Ci sono anche questi casi, ma in tutti i casi è sempre un mascheramento. Quindi a volte la timidezza la si vince comportandosi in questo modo, no? Proprio anche con aggressività, no? Quindi cercando di nascondere invece che siamo in soggezione o che siamo timidi, sfacciandoci più di tanto e a volte anche essendo invadenti. Oppure a volte chiudendoci noi stessi. In ambi i casi non è il metodo migliore. In ambi i casi bisogna capire una cosa semplicissima, che partendo da noi, la cosa più vera, più autentica, al di là del vestito che ci mettiamo sopra e di come mascheriamo bene o meno bene la situazione, di base c'è magari questo senso di denigramento che abbiamo nei confronti di noi stessi e quindi anche dirci perché magari non sono capace a fare grandi discorsi o non sono abbastanza informata o non ho le idee abbastanza chiare, però non è detto che la mia posizione, il mio punto di vista, offrire anch'io nel mio piccolo la mia opera non possa essere un'opera grandiosa e non possa invece essere utile e perché no, perché quella mia frase, quel mio pensiero invece non può essere utilizzato per arricchire il mondo ulteriormente, quindi è sempre legato a qualcosa che noi probabilmente non abbiamo voglia di darci o forse non siamo neanche consapevoli che non riusciamo a darci. In ambi i casi è sempre meglio scavare un po' più a fondo e vedere di base cosa c'è che ci blocca, che ci limita e lavorarci un po' di più. Anche il semplice fatto di aver paura di apparire presuntuosi, no? Quindi poter dire la nostra, intervenire, non permettere certe cose, far rispettare, non so, una propria posizione, prendersi il proprio spazio, quindi dire no, insomma, cercare di conquistarsi qualcosa in quel momento, magari perché non farlo? E perché questa paura così eccessiva di apparire quello che non vogliamo apparire? Possiamo comunque chiarire e possiamo esprimere meglio quelli che possono essere i fraintendimenti che si sono creati. In tutti i casi è sempre meglio che non indietreggiare, che non subire e privarci insomma invece della possibilità di poter essere delle piccole lucciole e delle piccole albe che offrono la loro opera d'arte tutti i giorni, sempre e comunque. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo e vi do appuntamento alla prossima volta, sempre che lo desideriate. E vi offro il fiore della pace a tutti noi, albe divine, che ogni giorno nascono a nuova vita. Shanti a tutti. Namaste.